Eccoci qua. Ciao a tutti, innanzitutto, e in questi giorni dove siamo quasi tutti a casa, quando abbiamo un sacco di tempo che non sappiamo come riempire, fate un po' le cose di casa, dopo essere stati con la nostra famiglia, ci rendiamo conto che forse è il momento di approfittarsi di questi momenti per mettere ordine, per mettere a posto tutti quei documenti, tutta quella carta che ci arriva. E in questo momento che abbiamo sempre in casa. E allora ho pensato che tante volte noi come agenzie ci troviamo con la situazione di avere ciao ciao Giglia, intanto grazie di esserti connessa e ciao a tutti che vi state connettendo. E stavo dicendo che in questi giorni abbiamo tempo per metterci a fare ordine in casa e fare ordine anche nei documenti. Un po' tutti abbiamo l'angolo dove mettiamo le bollette che arrivano o i referti medici o quelle cose che diciamo metto a posto domani e poi domani non c'è mai tempo. Ecco, adesso che abbiamo il tempo può essere utile e comodo sfruttarlo per fare un po' di ordine. Noi tante volte come agenzia ci troviamo a seguire le volture o a recuperare documenti, anche di situazioni che sono cose vecchie e uno pensava non servissero più. Anche perché magari ereditate o di case vendute o affittate, eccetera, quando invece era importante ed è importante tenerle. Quindi la classica cosa che tutti noi abbiamo sono le bollette. Per quanto tempo bisogna tenere da conto le bollette? Per esempio, le bollette sono 5 anni. 5 anni è meglio tenerle da conto, l'ideale però sarebbe 10. Poi non ci vuole il cartaceo per forza, ormai tutti le riceviamo con le email. Però l'importante è avere la prova del pagamento, le bollette sia per quanto riguarda le utenze, sia per riguarda chi ancora ce l'ha il telefono fisso o comunque le utenze di internet. Oppure un'altra situazione che tutti noi abbiamo, magari l'affitto. Chi è stato in affitto o chi è in affitto tuttora, che paga l'affitto, dice: ma io per quanto devo tenerlo? Ok, le ricevute oggi non si fanno più perché se basta l'estratto conto bancario, però anche quello va tenuto e sono situazioni che hanno durata 5 anni per i pagamenti. Per quanto riguarda invece gli atti veri e propri, quelli non scadono mai, quelli bisognerebbe sempre tenerli. Uguale anche per utenze chiuse. Ci capita alle volte utenze chiuse e quindi uno dice: ma sono chiuse, sono passati 5 anni, butto via tutto. No, perché adesso i gestori chiedono le bollette vecchie per poter aprire le utenze. Quindi tante volte l'organizzazione dei documenti fa sì che un domani, per qualunque motivo, ci sia un problema, ci sia una contestazione, perché non guardiamo solo il discorso di vendere, acquistare, affittare casa, ma nel pratico più semplicemente una contestazione di una bolletta non pagata, ecco questa un po' è la situazione. Avere tutto sotto controllo è utile. Altre situazioni che sono importanti sono, ad esempio, i contributi, contributi INPS, vi racconto questo. Mio babbo è riuscito ad essere andato in pensione, però lui gli hanno perso, non trovavano dei contributi INPS. Per fortuna lui ha tenuto da conto tutto quando ai tempi si faceva manuale e ha recuperato del tempo che altrimenti avrebbe dovuto continuare a lavorare pur avendo pagato questi contributi. Cioè, non diamo nulla per scontato, quindi teniamo le cose in ordine. E non so, un'altra situazione che potrebbe essere sono le multe. Le multe sono 5 anni che vanno tenute da conto. 5 anni per tutto quello che riguarda anche le cose burocratiche e legali. Alla fine, se ci pensiamo, siamo pieni di carta. Tutti noi abbiamo raccoglitori e scatole, scatoloni di carta, fatture, bollette e quant'altro, e non sappiamo mai come bisogna utilizzarli. Ecco, questo è importante in questi giorni poter sfruttare per fare ordine, per mettere a posto. Siamo sicuri che il tempo per la vita, per il lavoro e per la famiglia e per stare fuori e non stare chiusi in casa. E quindi godiamocela quel che si può, sfruttiamola e spero che questi piccoli consigli, poi vi metterò anche la scheda, il PDF dove vedrete l'elenco con lo scadenziario, spero vi possano essere utili e sono sicuro che faremo altre dirette un po' per passarci il tempo assieme perché è difficile per tutti alla fine, un po' perché sono sempre cose utili e sono cose che noi lo facciamo tutti i giorni e per noi sono scontate, ma non sono mai scontate quando non hai proprio lavoro. Ci
vi ringrazio a tutti voi che vi siete connessi, la diretta fra poco rimarrà nella pagina e a presto!